E un incendio prontamente domato grazie all'intervento dei vigili del fuoco si è sviluppato questa mattina sul provinciale Montesilvano Spoltore a Fosso Grande. Per noi sul posto c'era Luca Pompei collegato con noi in diretta. Buongiorno Luca. Allora, com'è andata questa mattina? Intanto l'incendio è stato domato e questa è sicuramente la bella notizia. Buongiorno a tutti gli amici telespettatori. Sì, adesso vi facciamo vedere anche le immagini che abbiamo girato questa mattina sulla provinciale che da Montesilvano porta a Spoltore. Probabilmente una cicca buttata dal finestrino di un'auto in corsa ha provocato un incendio che si è sviluppato davvero in brevissimo tempo su questa vasta porzione di collina nella strada appunto che da Montesilvano, da Via Prati, porta a Spoltore e a Cappelle. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato in breve tempo le fiamme. Quando siamo arrivati noi già si stava operando la cosiddetta bonifica per spegnere anche i piccolissimi focolai rimasti. Ennesimo incendio, Anna, in questi giorni vi abbiamo documentato l'incendio al Colle della Vecchia, l'incendio al Luna Park di Montesilvano e anche l'incendio di Rosciano. È periodo di incendi, si sa, però ecco, bisognerebbe fare anche più attenzione se la causa è davvero quella di una cicca di sigaretta gettata dal finestrino in auto in corsa. Sono operazioni queste che andrebbero evidentemente evitate. Poteva avere infatti conseguenze ancora più gravi perché vicino a questa porzione di collina ci sono anche alcune abitazioni. Un plauso ovviamente ai vigili del fuoco e anche a polizia e polizia locale che hanno provveduto subito a bloccare la strada e a dirottare il traffico. Tutto bene, qualche finisce bene. Anna, quindi questo incendio è stato prontamente domato, ma ribadiamo, bisogna fare davvero tanta attenzione per evitare episodi del genere. A te la linea, Anna.